subito dire: finché c'è vita c'è speranza. Esatto. Perché lei, dopo anni e anni che volevamo fidanzarla, dopo che ha avuto tanti fidanzati sbagliati, esatto, finalmente ha trovato quello giusto. Quello giusto. Quindi dovevi aprire tu la puntata di San Valentino. Mi sembra giusto. Grazie, grazie. Allora, siccome tu sei però una pratica, una che fa la chef a domicilio, quindi sì, chissà quanti innamoramenti ti sarà capitato, mamma, di cucinare. Sì. Adesso ci racconterai che un po'. Che ridere. Qual è secondo te la ricetta più giusta? Allora, premetto che la ricetta più giusta è la persona che hai di fronte. Certo. Se non hai di fronte nessuno, la ricetta che ti rende felice. Cioè, no, però intendo dire, da cucinare, che cosa consiglieresti? Una cosa leggera? Una cosa leggera, così almeno poi c'è il dopo cena. Dopo cena, ecco, si chiacchiera, si fa un giro, una passeggiata. Vabbè, insomma, San Valentino si fa anche dell'altro. Vabbè, magari. Ho capito, non mezzogiorno, so, magari. No, ma non a mezzogiorno, parliamo di stasera, dai. No, stasera. Però guarda Biagiarelli che ha fatto subito come per dire, anche a mezzogiorno. Dipende, no? È giovane. Lui è giovane. No, è proprio perché è giovane che è meglio la sera. Noi... Io consiglio comunque, visto che allora posso, il mio consiglio è prima di cena. Ah, perché dice che dopo qualunque cena c'è l'abbiocco. Qualunque cosa mangi, poi bevi l'abbiocco. Va bene. Prima di cena. E tu prima di cena che cosa ci cucini? Uno spiedino di Cupido. Bellissimo. Ah, vabbè, cosa servono come allora, ingredienti? Allora, abbiamo del petto di pollo, delle code di gambero, del curry verde, lo scalogno e un po' di maionese e il lemongrass. Andremo a fare un ripieno. E poi accompagnato con delle verdure spadellate con un pochino di peperoncino e coriandolo. Quindi un po' di spezie, sì, poi il curry verde che adesso vado a tostare. Ma notare come abbiamo arredato, come Chiara ha arredato tutto con i cuori qui, bellissimo, per sottolineare che oggi è San Valentino. Quindi cosa metti proprio? Con il curry verde, annusa che di buono curry verde, è molto profumato e molto fresco. Biagiarelli, cos'è il curry verde? Tu che sei tutto mezzo indiano come allora, sei? Diciamo intanto che il curry non è una spezia né una miscela di spezie. Il curry è un tipo di piatto, ce ne sono migliaia in tutto il mondo, soprattutto quello orientale. Quello che noi chiamiamo curry è una miscela, sarebbe curry tra l'altro, è una miscela di spezie utile a realizzare un curry. In questo caso il curry verde appartiene a paesi in cui scalcano con le erbe, quindi magari la Thailandia, ma anche la Birmania ha proprio una miscela di curry verde e quindi sarà più ricco di erbe aromatiche rispetto alle spezie. Per esempio mi viene in mente il fieno greco, il coriandolo essiccato, certo, sarà un curry erbaceo molto profumato. Hai molto citato profumato. la Birmania di cui si parla troppo poco, sì, c'è un silenzio tombale su questa terra, non si sa più niente. Con le violenze, le problematiche, cioè hanno un popolo lasciato al proprio destino. Non interessa la comunità perché internazionale. Perché non interessa la comunità internazionale? No. Perché non è un paese ricco, perché non ci sono risorse. Non c'è il ed petrolio. Ed è vergognosa questa cosa, veramente. Festeggiano proprio in questi giorni un anno dal colpo di Stato, dal golpe, tra l'altro. Veramente. Una cosa terribile. Per chiunque è stato in Birmania sa che cosa intendo dire, un popolo mansueto, un popolo felice, un popolo che vive fantastico, di niente, sì, un popolo fantastico che si trova in queste condizioni e non se ne parla più, è agghiacciante questa cosa. Quindi noi ne parliamo per quanto sia possibile, sì, farlo, per quanto noi contiamo. Allora abbiamo messo il curry a scaldare perché come sempre il curry verde a scaldare, che ci ha spiegato esatto, tu. Perché è importante che sia un qui po'... Qui ho messo lo scalogno con che qui cosa? Qui ho messo lo scalogno con un pochino di lemongrass. Di lemongrass. E adesso vado anche il lemongrass, perché il lemongrass? Perché è fresco, perché ha un sapore che comunque mi piace molto ed è un po' particolare. Ma se questo... uno non ha il lemongrass può mettere anche un po' di limone, un po' di lime, un po'... Sì, non è lo stesso tipo di profumo, però la buccia di lime un pochino si avvicina. Anche qua il lemongrass... È la citronella. Noi la conosciamo, cioè è l'aroma che ha la citronella, quella delle zanzare, però in realtà è profumatissimo. Cioè noi l'abbiniamo a una cosa che scaccia gli insetti, in realtà è profumatissimo, è anche un retrogusto dolciastro, come retrogusto nel retronasale. È molto interessante. Sì. Io qua ho messo il pollo e gamberi, esattamente, cioè lei ha messo il pollo. Gli mettiamo pollo gamberi, gli mettiamo una grattatina di sale e un po' di pepe, grazie Anto, e poi andiamo a frullare. Ok, io sai che sono la regina del frullo, quindi questo se tu mi chiudi, perché invece non sono la regina della chiusura, ma vedo che nessuno un po' lo è, ecco, e vado. Siamo una squadra top, vai, frulla, frulla! A posto! Allora, mettiamo, guarda, te lo apro io.
Ecco, raccontami un po' quando tu andavi a fare la cuoca a domicilio, sei andata a fare la cuoca per qualche fidanzato? Qualche coppia, qualche fidanzato e fidanzati. Allora, sì, le facevo, poi ho smesso. Perché? Deprimevano? No, non è che deprimevano, però presi dall'enfasi, era tutto uno sbaciucchiamento. E te eri lì che ti sentivi io tra di voi? Ma scusa, l'ideale è procurargli le cose prima, gliele lasci lì, poi si arrangiano. E difatti poi è diventato così. Nel senso che è così. Allora, Carrie, è un po' come quando mettono la musica, io detesto. Quando si mangia e c'è chi suona o canta. È un peccato perché o prima o dopo, se no anche tu sei lì che mangi e quello che non ascolti bene la musica, non fai un buon servizio, no? A chi invece ha la sua arte lì. E quindi è giusto, o prima o dopo uno canta. Prima o dopo, nel senso che... Ma infatti la Marsetti suonava anche. Non è vero. Cucinava, poi suonava. Carrie, guarda, non aspettavo il Carrie, mi mancava. Che giusto. Allora, abbiamo messo lo scalogno con lemongrass che abbiamo fatto scaldare. La polvere di Carrie. Che abbiamo fatto scaldare dentro questo frullo di pollo e gamberi. Esatto. Adesso abbiamo messo anche la maionese. Abbiamo messo anche la maionese. Ma che bello, fai delle tipo polpettine. Sì, quindi sono tipo delle polpettine. Nel frattempo vado anche a fare una bella julienne di verdure. Questo ad esempio è un bel consiglio, perché voi lo potete preparare prima, giusto? Sì. E poi lo scaldi all'ultimo secondo, no? Perché non è che uno può stare lì a trafficare in cucina se ha una cena importante. No. Tu dove vai con Selvaggia stasera? Cioè, casa o esci? Non è che voglio sapere dove. No, l'unico giorno in cui stiamo a casa, perché poi siamo fuori tutto il resto della settimana, quindi supporteremo qualche ottimo ristorante milanese ordinando un delivery romantico. Vedi? Ho già lo champagne in frigo e tutto quello è tutto pronto. Bello. Tu non c'è Leo oggi, non c'è quindi Leo, devi rimandare. Sì, rimandiamo a giovedì. Esatto. Allora, intanto abbiamo messo su l'Evelina che è sposata. Da quanti anni sei sposata, Evelina? 31. Però con Nico festeggi. Sì, organizza lui, mi ha detto che fa tutto. Ma mi sembra giusto una volta l'anno almeno che organizzino. Allora, invece dall'altra parte, vedi, abbiamo messo su... Questo potrebbe piacere anche Evelina, abbiamo messo un po' di maionese, ma non se ne è neanche accorta. Sì, è leggero questo piatto, ricco di spezie. Allora, hai messo a crudo, cioè a freddo. I finocchi. E adesso le carote. Adesso mettiamo le carote. Senza troppi condimenti, C'è solo un filo d'olio di semi che mi esalta un po' il sapore. Ho visto che hai messo l'olio di semi anche per lo scalogno. Sì. Come mai? Allora, rispetta un pochino di più il sapore delle nostre spezie, dei nostri ingredienti. Io da quando ho lavorato al ristorante giapponese, quando faccio questo tipo di lavorazioni metto sempre l'olio di semi e quindi io mantengo... Si rispecchia le tradizioni della terra che non ha l'olio extravergine d'oliva. Esattamente. Ma poi il grasso in un tipo di cucina è la cosa forse più caratteristica, quindi quando già tu usi l'olio extravergine di oliva stai cucinando qualcosa di italiano, francese, spagnolo, lo caratterizza già, in questo caso lo snaturerebbe un po' anche proprio a livello gustativo. È giustissimo, questo è un po' un piatto esotico, perché come è anche afrodisiaco per certi versi. Sì, ma esistono i cibi afrodisiaci secondo te? Sì. Nella tua esperienza è la testa che è afrodisiaca? È la testa, sì, è la testa. Perché poi ognuno la vede un po' a modo suo, dicono, sai, i crostacei sono afrodisiaci. A me sinceramente mi fa impressione vedere uno che mangia un crostaceo. Quindi non è afrodisiaco. A meno che non li metti come gamberi così dentro, esatto, capito? Nel senso. Allora, vediamo intanto, vedi, facciamo delle knell. E qui stanno insieme perché abbiamo C'è tantissima albumina tra il, come si dice, la carne di pollo e il gambero, contiene tanta albumina. E poi abbiamo messo anche un po' di maionese che amalgama il tutto. Sì. Sale e pepe l'abbiamo messo. Sì. E anche un po' di scalogno e lemongrass, ecco la parte un po' acidula anche di questo piatto. Sì. Che abbiamo fatto scaldare. E il curry verde, che gli dà un po' un più sapore fresco. Sì, no? È molto buono. A me piace, vabbè, io sono di parte, a me piacciono. Quindi... Beh, se no non l'avresti fatta sta ricetta. Esatto. Ma esistono cibi afrodisiaci secondo voi? Secondo te, Lorenzo, sì? Il gin tonic. Il gin tonic. Perché vabbè, tu lo c'è bevi limone, prima, cioè... ti rallegra la serata. No, Antonella, si parla di azioni che possono essere indicate da alcune spezie come il peperoncino, azione vasodilatatrice. Allora, non è detto che quella funzioni poi per lo scopo. Comunque alcune spezie hanno delle proprietà,
per esempio la curcuma, che è contenuta nel curry, ha addirittura da recenti studi un'azione protettiva per il testosterone. Allora è per quello che viene collegata magari. Quindi via di curcuma, poi viene anche, cioè, no? Via di curcuma, però, esatto. Anche quella viene studiata. E giustamente, anche il peperoncino proprio nel vaso dilatatore. Senti, qui cosa hai messo infatti? Allora, ho messo un pochino di peperoncino, poco. Quindi la Francesca ne sa, la Marsetti, Francesca detta Marsetti, certo, ne sa una più del diavolo, perché ha messo il curry, che contiene anche la curcuma, ha messo il peperoncino sulle verdure e qui, insomma, siamo a cavallo. È importante che questo impasto, torno un attimo alla ricetta, riposi un pochino, perché altrimenti... Non si deve compattarsi riposando. Ok, quindi vedi, noi ce l'abbiamo già. Io ne ho fatte qualcheduna così, però realmente, vedete che differenza c'è? Guardate, rimane molto più noi le abbiamo colloso. Prese, fatte, messe. Mentre esatto, queste per far vedere. Un attimo, Però se voi le fate riposare un attimo, poi sarà più facile andare a metterle sugli spiedini. Giusto. Zia Cri, c'è qualche San Valentino in ballo? C'è qualche uomo all'orizzonte? Niente. Io sono un po'... non amo tutti questi cuori, questi San Valentini così in solitudine. Ma guarda, ne hai avuti quattro, guarda, meglio un San Valentino in solitudine che San Valentino tra due messi male. Mamma, quanta santa verità. Guarda, veramente. Poi, abbiamo già dato. Devo dire, adesso noi lo festeggiamo perché ci piace, è anche un'occasione per parlare di cibo, eccetera. Però non è che a me San Valentino proprio mi... cioè, guarda, San Valentino è San Valentino tutti i giorni. E deve esserlo, quindi poi... E se non abbiamo nessuno con cui festeggiare, dobbiamo volerci bene noi. Che è la roba più importante. Perché se ci vogliamo bene noi, anche gli altri ci vorranno bene. Allora, vedete, allora, questo qui, questi sono quei due. È importante far vedere questa distinzione. Questi li abbiamo proprio cotti, cioè fatti e buttati dentro, quindi vedete che si mentre gli altri due hanno riposato, quindi fateli riposare un attimo. Bisogna farli riposare. Spiedino e si mette nel forno. E lo andiamo a mettere nel forno. Quindi è una metà cottura, diciamo, in padella. Sì, questo cosa ci permette? Ci permette di andare a farci bella. La mattina, al pomeriggio facciamo la ricetta, ci impuzziamo bene tutto dappertutto e poi andiamo a farci belle. E poi nel forno, quando arriva lui, accendiamo il forno, quanto tempo? Sono una quindicina di minuti a 200 gradi, e che via. Diventano belli dorati. Ma ciao! Ma ciao, guardate, ciao. Guardate che belli! E poi, come ha detto la Marsetti, leggeri, perché non è che si può mangiare il minestrone o pasta e fagioli. Ragazzi, no. O la zuppa di cipolle, eviterei. Esatto. Beh, a Parigi, secondo me, la fanno. Vabbè, magari non dicono. Guardate che belle, ad esempio, queste verdure saltate, appena saltate, scrocchiarelle. Poi, il tocco. Un tocco di rosso, barbabietola. Sì. Guardate, ecco, questa è proprio la Marsetti. Questa vedete. Sono io. Ce l'avete lo stampino a cuore? Sì. Di sicuro. Di sicuro. Chi segue noi lo stampino a cuore ce l'ha. Ecco, lo mettiamo così. Così. Magari poi togliamo anche questo o lo lasci su. No, è la freccia di Cupido. E la freccia di Cupido va lasciata su. Ognuno c'ha la sua. Ognuno c'ha la sua. La prende, si serve. E la freccia di Cupido col cuore rosso della barbabietola. E adesso cosa stai facendo? Ah, facciamo proprio come se non ci fosse un domani. Ma sì, cuori a go-go. Come se piovesse. Anche il cuore. Abbiamo lo stampino a cuore. Usiamolo! Sì, a Francesca Marsetti, spiedini di Cupido! Olè. E buon appetito! Buon San Valentino a tutti!